questa sera compimento, quindi chiudiamo l'esperienza della prima edizione della Favazza con lo sorteggio che era collegato appunto a questa esperienza dei primi di dicembre. E lo facciamo in questa piazza del Carmelo, che è un'altra delle piazze di Termini Bassa, che in qualche modo rappresenta uno dei cuori pulsanti da un punto di vista culinario, in questo caso dell'economia termitana, e che la Sagra della Favazza in qualche modo ha voluto promuovere. La Sagra della Favazza è nata dall'esperienza del movimento Termini Bassa della mia città, insieme alla collaborazione con l'ASCOM, quindi con l'Associazione dei Commercianti, con Casa Artigiani e con una serie di associazioni che hanno dato la loro disponibilità, la cooperativa Camora, Termini da Muri, Jobel, l'animazione, il gruppo di animazione di Jobel della cooperativa sociale Nuovi Famiglia, la cooperativa Ad Maiora, Fornelli di Sicilia, il gruppo animazione Lima, Giuseppe Gallina per il sostegno con tutta la strumentazione che ci ha aiutato a creare un ambiente favorevole al commercio e all'esposizione di artigiani, ma non solo, e la tipografia Calamaio, eccolo là, che ci ha sostenuto in tutta la campagna pubblicitaria di promozione e di realizzazione della sagra stessa. Radio Panorama. Radio Panorama, e chiaramente ringraziamo, qui non sono in atto presenti, la promozione è stata possibile anche grazie alle nostre TV web locali, a Teletermini, Mera Web, Telespazio Mera e la Favazza Televideo Mera. Ricordi dell'infanzia. Rimembrato. sono grande. Si capisce anche da questo. Chiaramente abbiamo lasciato dulcis in fundo la Favazza, e quindi chi l'ha realizzata, i panificatori che quest'anno hanno partecipato e che l'hanno resa possibile, quindi il Gran Caffè Operà, il Tre Stelle di Panificio Minnone e il Vicoletto, quindi questi quattro panifici insieme alla non mi ricordo in questo momento come si chiama, comunque una struttura che a Bagheria si occupa di pazienti, di bambini celiaci, che quindi ha partecipato con un piccolo stand, ma che ha dato anche in qualche modo il senso della Favazza come un'esperienza culinaria che è per tutti, anche per chi ha intolleranza al glutine. Quindi ringraziamo tutti questi e direi che possiamo iniziare con la nostra estrazione. L'estrazione di tre premi che sono tutti e tre interessanti. Il terzo premio sono un buono spesa di 150 euro, che male non sono, alla Despar, supermercato Despar. Ringraziamo Alioto per la sua disponibilità. Il secondo premio è un... qui l'abbiamo, diciamo, il resto non l'abbiamo potuto portare, però questo... La spesa non l'abbiamo portata, questo è il secondo premio, pesa, è un... tieni tu che sei più artigiano e quindi più forte di me, è un overboard, questi nuovi strumenti che vediamo un po' in giro, e il primo premio, anche quello non l'abbiamo portato, ma che è molto... Ringraziamo la ditta Cascino Expert. E con tutte le sue succursali in Sicilia. E il primo premio è un percorso, un weekend benessere per due persone, tutto compreso, all'Hotel Tonnara. Quindi ringraziamo in particolar modo il nostro fratello che è passato qua davanti, ma soprattutto la direttrice Antonella Di Gesu, che ci ha appunto dato questa disponibilità per una coppia che sarà fortunata a stare per due giorni nel relax dell'Hotel Tonnara, quindi a poter godere del beneficio. Se vincono gli stessi, prima mangiano 150 euro di spesa e poi si vanno a rilassare con l'overboard, se ne vanno. Quindi vanno a fare, quindi questa era l'idea, era di un continuo. Poi diciamo di fatto speriamo che siano tre realtà, tre persone che vinceranno questi premi e che potranno avere questi benefici. Qualche numero, sì. Prima di passare all'estrazione,
perché capisco che dopo l'estrazione tutti se ne vanno. Chi vince il premio se ne va contento, magari chi non l'ha vinto pensa alla prossima edizione. Però soltanto per raccontarvi un po' quello che è avvenuto dalla ideazione in poi. Chiaramente, come potete immaginare, lo si percepiva forse già dalle parole di Mauro, che ha elencato tutta una serie di partner che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa, dagli artigiani ad Ascom alle varie cooperative che hanno dato una mano. Il tutto nasce da un'idea e nasce senza soldi. Così come ormai è una ricorrente, lo sappiamo, però siamo partiti proprio da questa consapevolezza per dire: non possiamo dire semplicemente non ci sono soldi, non c'è che fare, fermiamoci così. Ci siamo assunti un minimo di rischio e una responsabilità nel pensare di organizzare questa sagra, grazie al supporto che è venuto da una lotteria, e ripeto, a brevissimo andremo con il sorteggio. Come potete immaginare, l'organizzazione della sagra ha avuto dei costi che tutto sommato siamo riusciti a contenere grazie alla disponibilità di tanti, e a coprire laddove c'è stata la necessità evidentemente di pagare servizi, di pagare persone che hanno lavorato durante quella giornata. Qui vedete, e lo metto anche in favore di camera nella speranza che non cadano, abbiamo questo vaso che è stracolmo di biglietti, e da qui viene di fatto il finanziamento di questa iniziativa, che ripeto ci ha consentito di coprire le spese che abbiamo sostenuto per l'organizzazione, e cosa che è inaspettata ma evidentemente da noi augurata all'inizio, è rimasto anche qualcosa. Questo qualcosa non lo prenderemo per farci le nostre vacanze, anche perché ci siamo resi conto che non bastava, pur nell'ipotesi migliore non bastava. Quindi si è pensato di fare qualcosa per la città, in realtà l'idea era proprio questa sin dall'inizio. Non è rimasta una grandissima cifra, però grazie a quello che abbiamo raccolto pensiamo di fare alcune cose, che passiamo subito ad elencare in modo molto breve per procedere con i passaggi successivi. La prima cosa già l'avevamo annunciata durante la fase di preparazione della sagra, è quella di mettere il primo tassellino, l'avvio per la tipicizzazione della Favazza. Che cosa vuol dire? Cominciare a creare un marchio identificativo, un vero e proprio disciplinare di produzione. In che modo pensiamo di dare l'avvio a questo percorso? Mettendo a disposizione una piccola somma che è unita alle somme che magari dovranno venire dagli stessi produttori, che è chiaro dobbiamo tutti insieme, ognuno fare la propria parte, ci potrà dare la possibilità di mettere da parte quei soldi che serviranno ai tecnici per istruire la pratica e poi giungere al riconoscimento di un marchio di denominazione. Vedremo poi quello che sarà il percorso più adeguato. Ma noi ci siamo con una piccola fish su questa scommessa. Vogliamo mettere del nostro, che insieme a quello che riusciranno a mettere gli altri, ripeto, in primis i produttori evidentemente, potrà dare avvio a questo percorso. Quindi questa iniziativa con un obiettivo chiaro: contribuire per quanto possibile allo sviluppo delle attività produttive e artigianali, in particolare nel caso specifico. Spero che in questo anche Casa Artigiani, ma so che non mancherà, ci sarà di aiuto e a supporto. Seconda cosa, i bambini e i quartieri. Altra iniziativa che abbiamo pensato di fare, sempre con una piccola cifra presa dal ricavato di questa lotteria, visto anche il periodo del carnevale, mettere a disposizione dei bambini di questa città dei laboratori della cartapesta. Che cosa si farà? Si organizzeranno alcuni appuntamenti, vedremo due, tre, durante questo periodo che ci accompagna al Natale,
al carnevale. Ancora un po' fuori pasta. Esatto. Questo periodo ci accompagna al carnevale, fare 2-3 appuntamenti che si terranno presso la nostra sede di Piazza Sant'Anna, dove i ragazzi, i bambini verranno diciamo accompagnati nella preparazione di alcune maschere, alcuni oggetti in cartapesta. È inutile stare qui a raccontare quella che è la tradizione termitana sulla cartapesta. Questa iniziativa, in che cosa consiste il nostro contributo? Capite bene che ci sarà da comprare del materiale per far lavorare i bambini, ci sarà magari da fare un rimborso spese per coloro i quali guideranno queste attività, anche per quei bambini che non hanno le possibilità di potersi pagare un laboratorio a 15-20 euro, quello che sia, l'associazione si farà carico di coprire questa quota. Quindi questa seconda iniziativa riguarda i bambini e i quartieri. Diffonderemo ora a breve poi le modalità operative. Poi ci siamo detti, accanto a queste iniziative, perché non pensare ad un qualcosa che resti nella nostra città? Nell'ultimo periodo sappiamo quelle che sono le vicende che hanno interessato la nostra Villa Palmeri. Non vogliamo sistemare il muro, ve lo dico in anticipo, perché lì la spesa è faraonica, dice Giuseppe. No, non ci siamo prefissati di mettere in sicurezza il muro, ma al contrario l'obiettivo che ci siamo dati, e pensiamo di poter riuscire in questo, è quantomeno di ripristinare quella giochino, quella casetta con lo scivolo che qualche tempo fa è andata bruciata. Vi ricorderete probabilmente di questo episodio. Quindi avere la possibilità di ripristinare quel piccolo gioco che serve a dare uno spazio di gioco per i nostri bambini. I soldi sono finiti, quindi riusciremo a fare queste tre cose. Chiaramente l'intento è anche quello di proseguire con le edizioni successive. E Mauro sta dicendo qualcosa. Sì, in realtà ci sono altre due fronti su cui già ci siamo mossi. Uno è quello della, lo dicevo all'inizio, questa iniziativa fatta i primi di dicembre a Terni Bassa aveva lo scopo di recuperare una tradizione legata al culto dell'Immacolata e dare anche un po' di respiro alle nostre attività commerciali. E in parte questo è stato fatto anche con un contributo sostanziale che è stato dato all'ASCOM per una animazione che è stata fatta nelle domeniche successive, quindi dalla vendita di questi biglietti è stato dato anche un contributo all'ASCOM perché potesse, anche quando non c'eravamo noi, fare delle attività con degli artisti. E un'altra iniziativa che stiamo sostenendo in piccolo è questo calendario, cioè noi omaggeremo questo calendario ai vari partner che hanno dato una mano. È un calendario, si chiama Terme Culturali, costa 5 euro, i proventi andranno per il ripristino del portone di Santa Caterina, quindi è in qualche modo, in maniera indiretta, stiamo contribuendo alla diffusione di questa iniziativa del calendario insieme a padre Antonio Totaro della Chiesa Madre. Quindi questa è un'iniziativa che invito anche chi ci segue attraverso il web o anche i presenti ad acquistare proprio per sostenere questa iniziativa. Quindi sono altre due, quindi ci sono cinque percorsi che in qualche modo abbiamo abbinato a questa iniziativa. Dopodiché penso che possiamo passare agli attestati. Sì, passiamo agli attestati. Un piccolo pensiero e riconoscimento a quanti si sono adoperati, hanno collaborato nella realizzazione della sagra. Partiamo da dove? Dal primo che troviamo, Tipografia Calamaio. Io vi chiedo soltanto un applauso magari per Jobel e Chamed. Panorama non c'è, glielo daremo. Casa Artigiani. Io ringrazio le imprese di Terminarese perché grazie a voi avete dato la possibilità di
far conoscere il prodotto della Favazza tipico anche dell'artigianato locale, quindi anche i panificatori hanno avuto lustro grazie a voi, quindi siamo noi che ringraziamo voi per questa grande nobile iniziativa, perché il comparto artigianale se ne parla da tanto tempo, c'è la pressione fiscale, però questa è una boccata d'ossigeno perché Termini ha bisogno di queste iniziative. Volevo aggiungere soltanto, ricordate che quella domenica c'era anche la sagra del panettone a Cefalù, quindi siamo stati tutti bravi anche a riuscire a, non dico contrastare perché è bello che la gente possa gustare il dolce e anche il salato, ma Termini è stata brava in questa anche forma di lancio di produttività artigianale nei confronti di una città turistica come Cefalù, quindi ringrazio io voi, grazie. Breve inciso, uno dei primi risultati che raccogliamo da questa sagra è collegato al fatto che oggi se andate presso molti panificatori termitani ritrovate la Favazza. Per quanto possibile, se siamo noi i primi a chiedere Favazza, sarà un incoraggiamento anche per i produttori che ci possano credere ulteriormente. Di fatto era un piatto che non veniva più preparato con abitudine, o forse era preparato nelle varianti che nel tempo poi si sono susseguite. Ma Giuseppe parlava giustamente degli artigiani, ma se noi alla fine stimoliamo la produzione e il consumo di prodotti nostri, non facciamo altro che aiutare anche altre categorie produttive. Penso all'agricoltura, alla pesca, l'olio, l'olio nostro, la cipolla, le acciughe. Quindi sono piccoli circuiti, non cambieremo il mondo e non risolveremo le questioni economiche della città di Termini, però probabilmente un piccolo contributo lo possiamo dare. La cosa bella è che finalmente il terminale ha iniziato a crederci un po' di più se stesso, perché i qualificatori erano molto scettici prima di partire con questa iniziativa e invece hanno avuto il loro riscontro positivo. Vedo già il successivo attestato già pronto, probabilmente molti di voi, molti di voi durante la giornata del 3 dicembre avete avuto la possibilità di fare una passeggiata per il centro commerciale. Per quello che è stato, diciamo, nelle nostre possibilità, abbiamo cercato di coinvolgere quanto più possibile i vari ambiti e spazi della parte bassa della città. E devo dire, ringraziandoli qui pubblicamente, abbiamo avuto anche una grossa disponibilità dal Circolo Stesicoro, che durante quella serata ha ospitato alcuni espositori termitani che hanno portato lì all'interno del Circolo Stesicoro alcune loro opere. Posso dire che tutte le cose esposte hanno trovato l'apprezzamento dei visitatori. Quindi anche per il prossimo anno o per prossime iniziative tenetevi pronti, perché serve la vostra collaborazione e il vostro supporto. Però lascio la parola a Giulia. Per questo volevo ringraziare in particolare, si è occupato lui del coordinamento di questa parte di sagra, oltre ad avere collaborato per intero alla ideazione, il dottore Francesco Pusateri, che purtroppo stasera non può essere con noi per problemi di influenza di stagione. Ci è cascato pure lui. Lo salutiamo, anzi, se ci sta seguendo. Ringraziamento va anche Alessandro Filicicchia, che anche lui altrettanto non è presente, influenzato, però è stato l'ideatore della sagra. Assolutamente. Va bene, per quanto riguarda i partecipanti della mostra al Circolo Stesicoro, ringraziamo Luciano Seminara, presidente del Circolo Filatelico Termitano, che ha esposto l'annullo del. Cioè, signor Badagliacca è l'espositore, giusto? Sì. Signor Badagliacca. Sempre presente quando si tratta di esporre i suoi lavori. Grazie. E poi abbiamo
chiama i panificatori, non so se sono presenti. Ci sono altri, mi fate un cenno per favore degli espositori, venite, venite. Signor Sperandeo, prego. Sperandeo Alessio. Grazie. Battaglia Pasquale, che ritira anche per lo presto il Blandino. Eravate in tutto in quanti dentro? 8, 9. Marco Bisesi, grazie a te. Signor Sperandeo, sì, signor Battaglia vuole dire qualcosa. Dicevo, a parte che noi avremmo il piacere di portare avanti mentre il periodo estivo il paese c'erano poche donne, come non facciamo solo cose di piacere? Avevamo detto quando si è presentata la natalizia che potremmo fare una nostra artista, perché si pensava di farla coincidere con una donna rurale, che poi dall'altra parte dal castello e ritorno, noi se fate Todoro. Quindi c'è la disponibilità per le prossime iniziative anche nel periodo estivo. Non facciamo solo casepe, però sempre parlando di una cosa che pare coinvolgere le persone che vengono da fuori, non pare determinati termini bassi. Assolutamente. Lanciare tipo una settimana in modo che la sera quando la persona si mette in movimento, perché questa saga dei mestieri ogni anno si è fatta un giorno, perché però secondo me la mattina alle 9 che non ci va nessuno, alle 7 poi quando le persone sono qui di girare non trovano niente. L'importante è registrare la buona volontà, a quel punto siamo a metà dell'opera. Sì, è un altro solo punto per questa cosa. Sì. Siccome contentamente sono fatto di fronte da Cascino, sì. Io ho visto la piazza casa che le persone leggono o non leggono, sono arrivate davanti alla chiesa tante persone, come ci successo pure a Roccolombo e in altri posti, siccome non leggono tutti, sono arrivati davanti alla chiesa, sono visti il paese San Giuseppe e se ne sono andati. Bisogna sarebbe stata un'incisiva di uno stand, qualche cosa là che la gente ci arriva, ma su questo avete completamente ragione, sappiamo che c'è stato un piccolo suggerimento per già registrato e grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie a lei. Va bene. Il riconoscimento anche alla ditta Cascino, ma questo già l'avevamo fatto, l'avevamo detto, tornare ai panifici. Okay. Se gli espositori si possono fermare un attimo qui con Giulia per annotare nel... Vabbè, prima facciamo la... Andiamo col sorteggio. A questo punto. A questo punto il regolamento prevede la presenza di un bambino. O bambina. O bambina. Bambino o bambina sotto astante. Sotto gli 80 anni, diciamo, ecco. Bambini astanti. Sotto gli 80 anni. Però. Agnese. 80 anni non c'è. Avanti, una bimba l'abbiamo trovata. Tira il numeretto, non avanti. Allora. Allora, aspetta, facciamo vedere. Una bambina volontaria, ecco, volontaria. Volontaria proprio. Altri bimbi ce ne sono? Un'altra bimba. Vabbè, vieni, vieni. Ma tu vuoi alla mamma? Ti vergogno. Non possiamo procedere. Non mi mettere davanti alla telecamera. L'abbiamo chiaro. Allora, dai. Aspetta, niente. Facciamo vedere che la mano. Non c'è niente nella mano. Entra nella mano e prendi. Ma che c'è chiaro? Prendi un biglietto. Prendiamo il terzo biglietto. Biglietto numero 3, terzo premio. Uno soltanto, dai. E lo dai a Mauro, forza. Uno soltanto. Uno solo. Ok. Ecco. Allora, questo è il terzo premio, 150 euro di spesa. Numero 1013. 1013. 1013. Adesso lo facciamo vedere così. Ok. 1013. Giulia. Chiaretta, forza Chiara. Anche sotto, cioè. Andiamo in fondo, rimescoliamo. Ok. Questo è invece il secondo premio, l'overboard. Qui abbiamo il numero di telefono 564. Ora non so chi è, se è lui, quale dei tanti
gatto che ci sono a Termini. Ecco. Però questo è un Totogatto, quindi a seconda di qual è, a Vampiri di Giuseppe che c'è. Questo io copro il numero di telefono. Questo è il numero 564, quindi l'overboard va a questo numero. A Totò Gatto 564, bene. Un'altra bambina, per favore. Marta, forza. Primo premio. Dov'è il tuo figlio, Giovanni? Vieni, vieni. Rimescoliamo e andiamo in fondo, forza. Rimetto la dentro con la mano. Vedete che la mano non c'è niente. Mettiamo la dentro. Un po' ci lasciamo il braccialetto. Vedi quello di papà. Piano piano, piano piano. Qualcuno è caduto. Ora allora li recuperiamo. Uno solo. Uno. Ok. Ok, il primo premio. Non li prendo. Vediamo. Primo premio, un weekend per due persone. Numero 1157. 1157. Qui non c'è un numero di telefono, per cui il weekend 1157. Bene, mi pare che non c'è nessuno dei vincitori qua, non abbiamo sentito urlare nessuno. Abbiamo un Totogatto con il numero di telefono, l'abbiamo, quindi diciamo che l'overboard è sicuramente già sappiamo a chi consegnarlo. Come? Questi qua ora li nascondiamo il numero di telefono, lo pubblichiamo, lo metteremo su Facebook, così anche nella nostra pagina chi si possa in qualche modo presentare al negozio a Camora o attraverso Facebook, si metterà in contatto con la nostra pagina per poter ritirare i voucher, quindi i vari premi. No, se non si presenta di scorta non ne prendiamo, questo prevede il regolamento che abbiamo sottoscritto con noi Monopoli. E allora vi ringraziamo per la vostra presenza e vi diamo appuntamento la prossima edizione, che è 2 dicembre, domenica 1 e 2 dicembre, speriamo di farlo due giorni questa volta, sempre in prossimità dell'Immacolata. È una tradizione legata all'Immacolata, quindi è una data quasi obbligata. Qualcosa faremo, però per la Favazza ci vediamo a dicembre. Grazie a tutti per... Grazie.